Parte seconda. Invasione aliena. Messaggio di Dio Padre a Lorena. 5 settembre 2023. Il mio esercito. Gli apostoli degli ultimi tempi. Io, l'Alfa e l'Omega, in questa teologia dogmatica soprannaturale alla luce della fede, voglio parlarvi della lotta senza limiti che si vive in questa fine dei tempi tra il bene e il male e di come essere vittoriosi in questa lotta implacabile. Le forze del male sono molto forti da quando i demoni sono usciti dall'Averno e hanno posseduto le persone prive di grazia e perse nel peccato. Oggi le possessioni diaboliche sono molto comuni a causa della tecnologia e di tutti i tipi di programmi e di giochi di pregiudizio sul mercato. Oltre al gioco da tavolo Ouija e ai film commerciali come Harry Potter, oggi le persone sono cadute nella sfacciataggine e si sono dimenticate di me, cadendo negli inganni della New Age, che fa loro credere che ognuno è il proprio Dio e può decidere di se stesso, dimenticandosi di me e di mio figlio Gesù Cristo. I demoni incubi e succubi si sono impossessati di diverse persone. Il fenomeno UFO e quelli che oggi vengono chiamati rettiliani hanno proliferato tra la razza umana poiché sono un misto di umani con demoni o angeli caduti. Questa razza prevale in mezzo all'umanità ed ha posizioni strategiche nelle alte sfere della società. I rettiliani sono al servizio dell'avversario e vogliono controllare il mondo. E come ai tempi di Noè, che con il diluvio furono sterminati i Nefilim, oggi con il fuoco sterminerò queste entità perverse. Ed ogni uomo malvagio che ha venduto la propria anima a Satana. I bambini in provetta, la fecondazione in vitro, non hanno un'anima. Non hanno un'anima. Oggi con la tecnologia ci sono molti bambini in provetta privi di anima e sono figli dell'oscurità, posseduti da entità demoniache che prendono i loro corpi per servire l'avversario nei loro piani perversi. Molte donne al servizio di Satana prestano il loro grembo per essere così prese dai demoni e generare rettiliani, figli del peccato e della perversione degli angeli caduti, esseri umani perversi e privi di grazia che vengono poi e finiscono per servire il diavolo. I demoni incarnati che hanno assunto sembianze umane sono venuti a lavorare per il nemico e un esercito di zombie che non sono né più né meno che demoni incarnati si stanno preparando ad attaccare gli esseri umani. E mentre il male si prepara ad attaccare l'umanità, l'essere umano vive perso nell'indifferenza e nel materialismo, donando la propria anima all'avversario attraverso gli atti d'amore e il cambiamento del DNA nei loro corpi che li ha portati a perdere la loro essenza, lo Spirito Santo nelle loro anime, rendendoli preda del male e del nemico che controlleranno così le loro menti. E un altro esercito di transumani sarà formato al servizio dell'avversario. Ci sono pochi, sono poche le persone che hanno preso l'atto d'amore, che si sono pentite e che ritornano a me, affinché io con la mia grazia e misericordia possa incorporarli di nuovo a me. Tutti vivono letargici nell'inganno del nuovo ordine mondiale, sono solo un piccolo residuo di fedeli, di persone che seguono i miei precetti, che non hanno preso l'atto d'amore. Queste persone consacrate al cuore immacolato di Maria
formano il mio esercito e rappresentano e rappresenteranno gli apostoli degli ultimi tempi. Solo questo piccolo resto fedele lotterà contro le forze del male, dando la propria vita perché mio figlio governi la nuova creazione. Ma questo esercito non andrà solo. Migliaia di anime dell'esercito purgativo e trionfante li sosterranno nella loro operazione in questa lotta implacabile tra il bene e il male. Quindi, mio amato piccolo resto fedele, vi invito a vivere nella mia divina volontà e a lasciarvi modellare dalle ispirazioni dello Spirito Santo. Vi chiamo all'unione con la Santissima Trinità. Le mie anime, vittime come parafulmine della mia giusta ira, riceveranno una grande ricompensa che le porterà ad avere una posizione importante all'interno del viceregno di mio figlio nei nuovi cieli e nella nuova terra. Quindi offritevi come anime vittime, e se il vostro destino finale è il martirio, gioite in me, perché io vi riempirò di gioia nella prossima vita e sarete gli amici più vicini di mio figlio che regneranno nella nuova creazione. Come potete vedere, l'esercito del male è molto grande e molto potente, ma l'esercito della Vergine Maria lo supera attraverso l'amore, perché l'amore di tutto il mio esercito, unito alla Santissima Trinità, darà la vittoria al bene, soffocando il male, perché l'amore può tutto. Il segreto della vittoria è l'amore, ecco perché l'amore copre una moltitudine di peccati. L'amore soffoca il male e lo lascia inattivo. Quindi rifugiatevi nei cuori uniti e trafitti della Vergine Maria e del mio amato figlio, e chiedete allo Spirito Santo di darvi la saggezza per prendere le giuste decisioni. Vi invito ad unirvi a me, Yahweh, Signore degli eserciti celestiali. Lode e gloria a te, Signore mio Dio. Venga il tuo regno. Amen, amen, amen.